Eccoci qua ragazzi, buona serata a tutti quanti, benvenuti a Pillole di Biobellezza. Non sono qua da sola, come vedete, ci sono due bellissime ragazze che tantissimi di voi già conoscono. Allora, chi sono io? Sono Maria Rachele Maia, sono un'esperta di erbe curative e di erbe coloranti per i capelli, per la cute per i capelli. Faccio la parrucchiera anch'io da 22 anni e negli ultimi 5 anni ho creato delle realtà e di parrucchiere biologico. Tutti i giovedì sera o in alternativa i martedì sera noi parliamo di biobellezza. Abbiamo incontrato delle persone influenti, abbiamo incontrato altri parrucchieri che come me utilizzano solo metodi di colorazione, di applicazione e trattamenti con erbe, tintore ed erbe officinali e vi stiamo presentando a tutti quanti voi amici di Parrucchierando questa nuova realtà. Quindi benvenuti ancora, grazie a Romano, grazie Alberto per averci permesso di essere qua. Dopo aver incontrato delle aziende, delle grosse aziende distributrici di prodotti, come è stato nel caso della Saponaria e nel caso di Scintilla, finalmente sono riuscita ad addentrarmi sempre di più in quelle che sono le realtà che ultimamente stanno più prendendo piede sopra internet e sopra i social. In quanti di voi sono iscritti in gruppi come quello che può essere Parrucchierando, anche di Biobellezza? Ce ne sono tantissimi su internet. Io ho conosciuto in questo ultimo anno due persone che sono diventate, a cui sono molto affezionate, che sono diventate una presenza quotidiana nella mia vita, che sono sia Clara Punta che Emanuela. Eccole qua, ve le presento. Benvenute ragazze! Ciao Ciao, a tutti. ciao, ciao, grazie per essere qua innanzitutto. No, Ricordo grazie a te. che stanno seguendo che possono scrivere qua sotto dei commenti ai quali noi risponderemo. Che bello avervi qua. Io vi ho scelto un po' per l'amicizia che abbiamo costruito in questo Siamo luogo. emozionate di più. Beh, ci sta. Pensate che abbiamo Verissimo. fatto di prove per questa diretta eppure siamo comunque tutti qua, quindi sta andando tutto bene. Vedo che anche la Clara favolosa. Ti piace il mio make-up stasera? Sei favolosa con quel rossetto rosso, molto Ho passionale, esagerato, è direi. molto patrio. Ho esagerato, questa sera esagerata, volevo essere bellissima perché tu sei una make-up artist, sei diventata comunque famosa sui social proprio per la professione che stai facendo ultimamente e insomma la rete sta parlando di te, le persone stanno parlando di te sempre di più. Guardate che ci sono già un pochino di commenti, intanto c'è Serena, che io conosco, che vi sto salutando, c'è Elena Tavantana che si complimenta per il mio fantastico trucco, c'è Sara Rossi che vi sto salutando, ciao, grazie Sara, che bello ragazzi, ci siete tutti, siamo in tantissimi stasera. Allora, stavo parlando di Clara, mi sono truccata proprio perché in onore tuo volevo fare bella figura. Perché tu sei conosciuta a tutti come una make-up artist, una truccatrice. E infatti la prima domanda di stasera è quando, Clara, tu sei qua, quando hai iniziato ad addentrarti, ad avvicinarti a quello che è il mondo del make-up e perché te lo sto chiedendo questo? Perché vorrei che tutti i parrucchieri che ci stanno guardando, che sono già tantissimi, non vi dico quanti, se no mi viene l'ansia, voglio che capiscano chi sei e che cosa fai, perché tu non sei solo una truccatrice, tu ed Emanuela siete diventate un po' quello che è il termine che ultimamente non piace a molte persone, che è quello dell'influencer, no? Però diciamo la verità, sotto certi aspetti un po' state influenzando, state portando quella che è il vostro parere, la vostra esperienza un po' alla portata di tutti, state facendo quello che faccio io, dell'informazione. Allora, ragazze, come e quando Clara ha iniziato ad avvicinarti al mondo del make-up? Racconta un po'.
Allora, io ho iniziato a avvicinarmi al mondo dei make-up da giovanissima, veramente da bambina, perché io ho due sorelle più grandi di me. Mia mamma ha sempre amato Mina, è sempre stata ispirata a questi anni 50, 60 e ha amato sempre l'eyeliner, quindi lei si è sempre truccata con questo eyeliner nero. Ha avuto le mie sorelle molto giovani, io ho 11 anni di differenza, e vedevo la mia prima sorella in particolar modo vicino allo specchio truccarsi. E con questi capelli molto lunghi, negli anni 90 con questi eyeliner molto colorati, e io la guardavo e pensavo che bella che è, no? Che chissà cosa farò io da grande, insomma un punto di riferimento. E questa cosa mi è proprio andata avanti negli anni, quindi poi io proprio già sapevo da giovanissima cosa volessi fare. Io a 18 volevo già fare, mi è sempre piaciuto il mondo della bellezza, dell'estetica, quindi ho comunque sempre cercato di fare questo lavoro. Poi per altri motivi non ho potuto farlo, però comunque nell'arco degli anni questa cosa del trucco, questa cosa della bellezza ce l'ho sempre avuta, no? È sempre avuto, mi si sono sempre truccata, è sempre stata una passione per me il make-up. Che bello, però scusami che mi si è bloccato un attimo il video, non so se mi state sentendo. Spero di sì. A tratti. Ho visto che va un pochino così. Ma che bella questa cosa, quindi sta nascendo proprio dalla tua anima, da dentro di te. Ma quello che ci serve capire è perché hai ottenuto un grande successo. E la domanda seguente è, infatti, cosa ti ha spinto a scegliere il make-up bio invece di un make-up tradizionale? Perché arriviamo veramente a capire chi è Clara adesso. Certo, allora, tutto nasce, guarda, un piccolo aneddoto. Stavo facendo la scuola di make-up e una mia collega che ci aiutava come modella è entrata e raccontava alla mia insegnante che le era andata a fare una prova trucco, una prova sposa. Questa ragazza, quando si è truccata, praticamente si è completamente gonfiata. È andata di corsa a prendere e praticamente ha annullato la prova trucco. Io dentro di me pensavo, ma io sto spendendo una barca di soldi per fare il corso di make-up e poi mi ritrovo queste persone che non posso truccare, ma perché il trucco non può essere adatto a tutti? Perché una persona che è allergica a un prodotto o un ingrediente o un metallo o qualcosa non può truccarsi il giorno, tra l'altro, del proprio matrimonio, che dovrebbe essere il giorno dove le donne si sentono bellissime. Infatti, no? E quindi io ho cercato di capire la motivazione, cercare di trovare dei prodotti che potessero andare innanzitutto a soddisfare quello che è il bisogno di un truccatore, perché comunque non si possono usare prodotti commerciali, no? Però volevo tenere la mia etica. Quindi cercare di trasferire anche alla persona il fatto di essere belle, sane e di potersi truccare bene e che il trucco duri tutto il giorno, anche durante proprio il giorno più bello della vita, il matrimonio. Hai detto niente, diciamo, è un po' la chiave per la quale io ho smesso di usare le erbe tintorie, e così anche Cinzia che ci sta salutando e Gianna Longo che vi ho già presentato. Insomma, cioè, siamo proprio un po' alla chiave. Ah, che carina, c'è questo Lele che io conosco, che dice siete belle persone, non so se più dentro o fuori. Grazie Lele, grazie mille. Grazie. Ti garantisco che senza trucco io non sono poi così bella. Non toccare. Toccare questo tasto perché oggi mi hai vista.
Ragazzi, racconto un piccolo aneddoto, visto che stiamo parlando comunque di cose abbastanza drammatiche, perché trovarsi il giorno prima del matrimonio con una reazione allergica, anche qua torna sempre il solito discorso dei prodotti sicuri, no? Un po' come stiamo facendo noi i test allergici, so che li fai anche tu con i tuoi prodotti prima, insomma, è importante fare delle prove così, infatti anche noi, vi faccio ridere, abbiamo fatto delle prove oggi, che è divertentissimo, perché c'ero io con su l'Enne, Emanuela con su la maschera di il Multani, come si chiama, Solum, Fenolum, in faccia a lei, e poi c'era la Clara che stava, aveva in braccio una bimba, l'altra che correva per casa, cioè diverte, una scena che solo noi tre abbiamo fatto. Ho fatto degli screen, però, Beh, e quindi, insomma, hai fatto giustamente una scelta. Hai voluto dedicarti anche tu a un settore che purtroppo è sempre più in crescita, a della clientela, delle persone che, insomma, stanno purtroppo aumentando, perché i poliallergici stanno diventando tantissimi, e ve lo ricordo. Guarda, Rachele, ti dirò che molte ragazze che non sono allergiche, che comunque potrebbero mettersi qualsiasi tipo di trucco, apprezzano molto la mia scelta, perché ti dirò che arrivano con una pelle, magari non neanche con una bellissima pelle. Quando le trucco, la pelle si è completamente trasformata, perché il make-up ecobio ha il potere di nutrire la nostra pelle mentre noi andiamo a farci belle. E dopo mi mandano le foto dopo 3, 4, 5 ore, io pensando che il trucco se ne sia andato, perché io mi faccio le mie sfere, no? Perché fisso. Invece no, loro mi mandano le foto che la pelle è ancora migliore. Cioè, sembra che sia andata dall'estetista a farsi una pulizia viso, tanto la pelle è bella e luminosa. E mi scelgono anche per questo, perché comunque dopo tante ore che un make-up bio è sul viso, va a nutrire, a coccolare. Quando ci si strucca, la pelle non è unta, non è soffocata, e quindi anche la sensazione quando una persona si toglie un make-up bio è completamente diversa. E ti ringraziano per la coccola anche ricevuta. Pensate, è un po' quello che succede alle nostre clienti, cioè si vede, si nota proprio un miglioramento. È molto bella questa cosa, davvero, che dà un sacco di soddisfazione. Ma infatti io adesso qui ho delle foto, tolgo un attimo spazio ad Emanuela che poi richiamiamo, però volevo far vedere qualche foto dei tuoi lavori che tu hai fatto, delle vere e proprie trasformazioni. Questa è già una bellissima ragazza, devo dire. Però, tra l'altro, una ragazza in gravidanza, quindi con qualche macchia in viso, però con fondotinta e correttori ecobio siamo riusciti a uniformare l'incarnato, abbiamo corretto le discromie, abbiamo fissato il trucco e poi abbiamo accentuato la bellezza naturale che lei ha già, perché è una bellissima ragazza. Già poi ho qua una signora invece che è sorprendente quello che è successo a questa signora, che penso sia, se non ricordo male, la mamma della sposa, giusto? La mamma, tra l'altro, l'ho truccata proprio sabato si è sposata questa ragazza, la mamma, una signora simpaticissima, tra l'altro ci siamo fatti un sacco di risate, perché 45 anni di matrimonio, mi diceva che io, visto che sono sposata solo da 8, sono ancora in luna di miele, e lei litigava lì col marito, però lei quando è venuta a sua casa mi ha fatto una richiesta molto particolare e mi ha detto: io voglio che tu mi valorizzi, però io uso dei prodotti che non sono buoni, lo so che tu hai dei prodotti ottimi, voglio essere bella come mia figlia quel giorno. Lei mi ha chiesto: dai, ce la fai togliermi qualche ruga? E io ho detto: dai, ce la facciamo, 15 anni te li ho tolti. Ed era contentissima, contentissima davvero. Anche qui, ma ci credo, ma
tra l'altro molto bella sta signora, cioè veramente migliorata tantissimo con dei prodotti naturali. Guarda anche questa ragazza con un trucco. Questa ragazza però non l'ho truccata, questa ragazza fa parte del gruppo. Sì, questa ragazza praticamente facendo una skin care quotidiana mattina e sera, giusto Emanuela, con prodotti Ecubio, in 5 mesi è riuscita ad ottenere questo risultato. Qua stanno arrivando una bella un di complimenti, non riesco a metterne uno che poi ne arriva fuori un altro, cioè io purtroppo non li leggo. Lo so, allora Cesare Rossi dice mamma ringiovanita di 10 anni, Mari Max Moncada dice Clara le sue mani d'oro, la Michela Ambu dice lavoro stupendo, Damiano Luigi Tale dice Emanuela sei Emanuele sei toppissima. Saluta, wow, cioè ragazzi sono tantissimi, una pioggia di commenti, 45 collegati, super. E niente, vabbè, a parte questo, insomma, hai fatto veramente dei capolavori, ma la cosa, ragazzi, che lascia più sensazionale è che la Clara, a un certo punto della sua vita, stava lavorando tantissimo, aveva una pagina Facebook, presumo, e a un certo punto ha avuto un'idea pazzesca. Qual è stata la tua idea? Di Illumination. La mia idea è stata quella. Farà ridere questo perché. Io ho avuto l'idea di aprire un gruppo dove inizialmente tra l'altro è nato esclusivamente perché un anno e mezzo fa avevo la bambina piccolissima e molte mie clienti, visto che vado in giro a fare corsi di autotrucco, mi continuavano a messaggiare ma come metto l'ombretto, ma come stendo il fondotinta, ma qual è il fondotinta adatto per me. Allora le ho inserite tutte in questo gruppo e perché ho anche il blog, io inizialmente postavo i miei blog, i miei articoli, no? Certo. Poi la cosa diciamolo, certo, sì, ma inizialmente il blog io lo usavo esclusivamente per dare spiegazioni di make-up. Poi venivano a casa, la prova trucco si fa, non so, si sposa a settembre, tu la prova trucco la fai a febbraio, marzo massimo, no? E quando andavo al matrimonio mi trovavano con i capelli triplicati e non lo so, con la pelle completa 10 anni in meno, mi dicevano ma Clara scusa, ma cosa fai? E anche lì stare a spiegare, dai ti inserisco nel gruppo, poi ti spiego. E è diventato un bel gruppo perché con tante persone attive, poi più che altro, perché questa è la cosa particolare. Sì, è stata la voglia di insegnare alle donne che c'è un metodo per cui ci si può sentire belle sempre, ad ogni età, perché io trucco anche donne di una certa età, sempre, ad ogni età e con la salute, perché la bellezza non è un fatto solo estetico, ma è un fatto solo anche di salute. Io sono partita a usare l'Ecobio perché avevo problemi ai capelli, un allattamento, perdevo questi capelli, non ce la facevo più, e molte delle mie clienti hanno vissuto insieme a me questo, chiamiamolo trauma, perché poi a livello anche di insicurezza, una donna che ha appena avuto un bambino, che dovrebbe essere nel periodo più bello della sua vita, è concentrata nei capelli che quando va a fare la doccia gli rimangono in mano e non sai cosa fare, cioè dici sì, allatto, non allatto, poi questo mito è l'allattamento che ti fa perdere i capelli, quindi oddio, allatto ancora, perdo i capelli, allatto. Un sacco di parrucchieri che converranno con me diranno ma dipende dall'allattamento, perdi i capelli, fatti due domande, no? Cioè. E invece io adesso, Emanuela, stiamo insegnando alle donne che non c'è paura di allattare un bambino, che non c'è paura di passare un periodo stressante, perché abbiamo delle grazie a erbe ayurvediche, erbe tintorie, che possiamo tingere i capelli e rinforzare allo stesso momento, fare degli impacchi curativi, per cui tu puoi
allattare il tuo bambino e non perdere, comunque li perdi comunque perché è una fase della vita, ma non stare a pensare a sti capelli, praticamente continuare a tagliare i capelli perché vai dal parrucchiere e ti dice, ti dà delle fiale e non è quella la soluzione. E quindi io chiamiamolo grazie a questo problema, ho cercato poi nel mio gruppo ragazze appassionate come me, perché prima di fare i corsi da te, ragazzuola mia, anche io ero un'appassionata di erbe ayurvediche, e quindi sono andata a cercare la ragazze che come me avessero così tanta pazienza e tanta passione, perché c'è anche tanta pazienza, per poi inserire nel gruppo e aiutare insieme le ragazze a far capire che la bellezza è anche salute. Assolutamente sì, bravissima. Qua stanno dicendo tutti bravissime. C'è Matteo Antonacci che dice ciao colleghe, Daniela Morello ciao ragazze, la Cinzia dice verissimo, mentre Elena chiede che marche di prodotti usi per il tuo lavoro bio, perché è importante anche capire quali sono i prodotti bio, no? E certo. Penso che vadano provati, vadano scelti come nel nostro caso. Quindi tu certo, fai certo. E continui di ricerca, perché chi ti conosce e entra nel tuo gruppo lo vede quanto lavoro di ricerca e di tester che tu stai facendo. Quindi ce ne sono veramente tantissimi, penso, i prodotti che tu usi. Ti la senti di dire qual è quello che ami di più, magari? Certo, certo, certo. Allora, io devo dire che grazie al mio lavoro di blogger ho conosciuto tante aziende nel settore dell'ecobio. Allora, una di tutte è Inica Organic, che è a livello professionale e lei lavora anche con le estetiste. Un'altra azienda che mi piace tantissimo è Color Caramel. Color Caramel, l'ho provata anch'io, è discreta, tanta roba. Tanta roba. Un'altra azienda che mi piace molto, che ultimamente ha cambiato per etica anche un po' i propri prodotti, e la Lepo. Un'altra azienda che sto testando e mi piace molto, di minerali, perché io adoro un sacco i fondotinta minerali, si chiama JB Mineral. Dopo io ne testo varie, cioè queste sono quelle che io un'azienda che ho conosciuto tantissimi anni fa, proprio all'inizio, dove io stavo cercando prodotti ecobio e lei iniziava sul mercato italiano, è Liquid Flora. I fondotinta Liquid Flora mi piacciono assai. Pazzesco, cioè Luigina ci saluta, ciao Luigina. Quindi diciamo che questo gruppo che si chiama i Biosegreti di Bellezza di Clara è nato proprio per aiutare le persone appassionate che ricercano questo a trovare un forum che li accomunasse. Ma mi sento di dire una cosa, perché tanti mi parlano di te un po' nei negozi, un po' quando magari anche online mi chiedono dei pareri e tutto, e tante persone mi parlano del tuo gruppo come differenziante da tanti altri gruppi che ci sono, proprio per la simpatia, la gentilezza e le buone maniere tipiche delle compagne di college, delle vicine di casa, delle vicine di lavoro che tutti conosciamo, no? Cioè, tante persone mi dicono, ah, quando io entro in quel gruppo e faccio una domanda mi sembra di parlare proprio con le amiche di Camerottolo, no? C'è questo ritorno di gentilezza che un po' differenza da tanti gruppi, ma anche che non parlano di bellezza bio, però li vediamo i gruppi su Facebook come sono, diciamola sta cosa, spesso e volentieri dietro le tastiere ci sono dei leoni, le persone trattano male le persone, le annichiliscono online, c'è questo problema. Io sono la prima che ho un carattere di merda, ragazzi, lo sapete tutti, lo stato dall'Italia. Però bisogna sempre cercare, verissimo, ecco, vedi, bisogna sempre cercare di essere gentili. Ciao Delia, grazie, sì, è verissimo, un carattere di merda, vero. Però bisogna essere sempre un pochino gentili, e anche quelli che mi prometto sempre di essere quando le persone magari mi assillano un po' su Facebook, no? Devo dire la verità, cioè tu Emanuela, ma anche tutte le altre moderatrici, perché poi tu hai un sacco di moderatrici che ti aiutano, hanno una gentilezza, una carineria incredibile,
Cioè, brave ragazze, bravissime. Grazie. Non a caso, adesso io metto, lancio su una bella foto vostra di voi due insieme. Io vorrei sapere, che magari tutti se lo stanno un po' chiedendo, cioè come vi siete trovate, anche perché una sta a Brescia e l'altra sta a Pescara. A Pescara, cioè non è però, cioè, non è che siete andate alla Conad e vi siete nel reparto biologico, non credo sia successo. Ah no, Delia, ma lo so, no, tesoro, ma ho immaginato, stavo scherzando, no? Ci mancherebbe, dai. Tranquilla, Delia. Allora, la domanda è come ci siamo conosciute. Bella domanda. Allora, io in quel famoso periodo dove cercavo aiuto, mi hanno detto: guarda, c'è questa ragazza, è fotonica, dice, studia, esperta di erbe ayurvediche, lei fa 1500 impacchi, sperimenta. E ho detto, vabbè, dai, fammela sentire. L'ho contattata su Facebook, ci siamo sentite, e devo dire la verità, il suo carattere peperino è venuto fuori, cioè ci siamo trovate immediatamente. Sì, questa è una che c'ha, si può dire, non so quest'ora, oh, no, contro coglioni, no, ce li ha. Vai. Anche ce li ha, e lui ha detto, sì, questa... come l'ho conosciuta deve essere una mia muta, e da subito infatti abbiamo festeggiato il 5 di maggio un anno che lei è entrato a fare la moderatrice da me. Beh, allora parliamo di questa cosa, però Emanuela, allora parliamo di questa cosa. Voi lì siete delle strafighe in questa foto che io toglierò, ma parliamo di come cazzo eravate conce qualche anno fa, prima di passare il video. Mamma mia, questo qua purtroppo non si vede molto bene. Dimmi, dico, adesso qua non si vede tanto, la foto è piccolina, però sei scandalosa, eh? Cioè non riesco a trovare perché... Ne sono consapevole. Allora, praticamente lì venivo da anni e anni di piastre, capelli bruciati. Quello è il mio colore naturale, almeno lì la tinta ancora non l'avevo fatta ancora, no, perché sono andata giù pesante, e skincare inesistente, cioè se mi ricordavo lavavo la faccia. Adoro. La mia skincare era intanto la Delia ha scritto non toccatemi, la Ema che è stupenda, quindi guarda, Daniela Natural Bio, ciao Daniela, ma che bella diretta ragazzi, siete meravigliose, super professional, ciao Dani, ma anche tu qualche volta devi venire qua, Dicevo, la mia unica skincare era il contorno occhi, per il semplice fatto che avendo la dermatite atopica, che mi desquama specialmente la pelle del contorno occhi, ero costretta a metterlo. Peccato che fosse un siliconico allucinante, che tra l'altro mi costava 40 euro ogni due settimane, cioè la povertà assoluta, e che non ha fatto altro che peggiorarmi la situazione. E la foto a fianco invece è di... boh, sarà di un paio di mesi fa, forse qualcosina di meno, comunque era prima del Cosmo Prof, e lì non era nemmeno il primo giorno dal lavaggio, era il secondo giorno, avevo fatto il restyling, e anche la pelle devo dire che ha tutta un'altra grana, la nostra serietà. Noi al Cosmo Prof, perché poi ragazzi, diciamo, al Cosmo Prof ci siamo incontrate, ovviamente abbiamo collaborato anche con la Giannina, guardatela qua che boss, la Giannina, like a boss. Però che bello, vedi, poi nascono collaborazioni tra persone che hanno le stesse passioni, e donne che hanno le stesse passioni delle collaborazioni. Quindi, insomma, tu pianino nel tempo ti sei tanto appassionata a tutto questo.
Allora, devi calcolare che il mio passaggio al bio l'ho vista prima di tutto, l'ho visto prima di tutto come una necessità. Perché? Per due motivi principali. Punto primo, perché sono quella che definisco una cartella clinica vivente, cioè nel senso non posso usare siliconi, petrolati, parabeni. E mano a mano che affinavo la mia ricerca per trovare dei prodotti che fossero privi di queste sostanze, sono arrivata al mondo del bio. Allo stesso tempo, che cosa facevo a livello estetico? Guardavo le foto di quando ero piccola. Praticamente avevo un calendario del 91 in cui avevo questi boccoli e io ero biondina da piccola. Questi boccoli tutti carini e sotto c'era scritto Shirley Temple, Riccioli d'Oro. E allora, riguardando questa foto, a me veniva la nostalgia dei miei capelli, perché vedevo che comunque, a meno che non li facessi col ferro, a meno che non li facessi con la piastra, ma mi duravano 10 minuti e poi tornavano, come dico sempre io, sminchiati. Quando provavo a far tornare il mio riccio, venivano, non lo so, la stoppa, la balla di fieno nel deserto. Cioè, e di conseguenza ho iniziato a cercare online. Se non si fosse capito, mi piace tanto leggere, quindi ho iniziato a spacciare da una parte, dall'altra carpivo informazioni. Oddio, ho visto quest'erba. Allora fammi vedere quest'erbetta che proprietà ha. Ok, perfetto, adesso la vado a combinare con quest'altra. E io ho iniziato da subito, fin da subito con le erbette e infatti ho avuto i risultati praticamente dopo un mese, non avendo Quindi nemmeno la famiglia. ho visto dal vivo, hai una pelle perfetta e dei capelli stupendi. E visto che io e te siamo sosia, ce lo dicono tutti, Vero, esattamente come la mia. quindi siamo figure. Comunque, no, allora, lei almeno ha un passato dove non si faceva niente, era un po' trascurata, però meglio non fare Io le niente. visite le facevo, ho fatto anche la deco, solo che in quella foto non era il periodo. Ah, ok, ti è andata bene, no? Perché stavo dicendo appunto per insultare Clara e metterla in imbarazzo davanti a tutti, io stavo dicendo, sai, almeno tu non facevi niente, che è meglio non fare niente che distruggersi i capelli come faceva lei, perché era Clara, che è ormai il guru delle buone usanze, dei prodotti che fanno bene, perché io la vedo come la mamma che ti dà il consiglio, perché io a volte le dico, Clara, ma i tuoi capelli che io ho trattato tante volte e che sono incredibili, perché ce li allunghi quasi come 1,5 metri e sono tanti, folti, non c'è una doppia punta, una, perché non ce n'è una di doppia punta e mi chiedo come facevi a essere questa, cioè la sorella buona. Ragazzi, questa La foto... sorella vecchia. Ragazzi, io questa foto l'ho pregato in ginocchio per portarvela qua, farvela vedere. Cioè, la Clara era bionda! Era Era la prima bionda, cosa che gli ho detto, sì. per favore, non ci tornare mai più. No, vi prego. Comunque, No, ero bionda perché mia mamma mi ha sempre detto: ma dai, che hai la pelle così chiara, fatti due riflessi, no? dal Perché quando vado nonno. in mare, proprio, quando poi sono andata dal parrucchiere. E tra l'altro una mia cara amica aveva aperto un negozio molto giovane, ha detto, ma sì, dai, fammi questi due riflessi che sono mia madre, no? Mai andata al parrucchiere in 20 anni, e dai, vabbè, facciamo due riflessi, ma forza di fare la deco, taglia, 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 taglia che fa schifo, taglia che sono brutti. Tra l'altro io quando avevo 18 anni avevo i capelli, se questi pensate che erano lunghi, c'erano praticamente qua sotto. Taglia una volta, taglia la... Io tra l'altro lo dico sempre, io lì avevo appena conosciuto mio marito, eravamo in ferma, ero incazzatissima perché ero appena andata la settimana prima dal parrucchiere, mi ha detto, Clara, sono devastati, bisogna tagliare. Io ho sempre odiato i capelli così corti e tutte le volte che mi facevo una foto a mio marito pensavo, Madonna che cesso che verrà, ma non mi piace proprio.
E continuavo a dire, mamma, questo è brutto. E giù botte, povero uomo, santo Giuliano, guarda. Guardiamo e così. Le maniere, intanto io li posto, tu dimmi, racconta. No, comunque devo dire che ieri, quando ho postato quella foto del mio gruppo, non sai quante ragazze, Rachele, mi hanno contattato, testimone Emanuele, continuava a scrivere, ma guarda, contattano. Ci dai speranza, i miei capelli fanno schifo come quelli biondi che ci avevi tu. Sì, Clara, tu ci dai speranza ed è una cosa bellissima, perché io che mi sento, come dici tu, portatrice, no? Convertitrice del bio, per me è veramente un piacere. Che sono iscritte dal tuo gruppo mi dicono, ma sai, la Clara consiglia questo, cioè ti ascoltano con affetto, è bella questa cosa, ragazze. La Cinzia Ranieri dice, ma Manuela, ti sto aspettando dal cosmo, però quando mi onorerai della tua presenza. E allora? Quando non lavoro tutti i giorni. Quindi insomma, come vi siete conosciuti, è stato tramite consigli online e poi vi siete visti anche dal vivo, perché vi siete incontrate più di una volta, avete fatto degli eventi insieme più di una volta, e so per certo che tu, Clara, hai scelto di far diventare Emanuela amministratrice del gruppo. Cioè, gli hai dato il massimo in casa proprio, Guarda, io ho visto la dedizione di Emanuela in questo gruppo, già come se fosse suo. Mi ha subito portato tante belle novità quando è proprio entrata a far parte come moderatrice. Mi ha sempre lanciato tantissime idee, mi ha seguito in quel, cioè non poteva evitare, nel senso, un amministratore del gruppo sei tu, cioè vai da sola, invece no, è venuta al sana, si è subito spesa, facciamo questo, facciamo quell'altro, vedo che le ragazze chiedono quello, vedo, e sì, siamo sentite da subito, anche stiamo al telefono tantissimo, no, giusto poco, e un giorno a sorpresa, visto che io i regali di compleanno non posso darglieli a mano, perché i regali di Natale non posso dargli a mano perché lei abita lontano, e allora l'ho fatta amministratore del gruppo, perché credo che ci ha messo talmente tanto del suo, e come se fosse suo, già ne parlava come se era suo, e quindi se l'è proprio meritata questa cosa. E col tempo poi ha comunque confermato tutto quello che... Ma le ragazze la amano da impazzire. Quindi quando io ho fatto questa scelta e l'ho detto alle ragazze del gruppo, le ragazze del gruppo esplosa la bacheca, tutte contentissime, quindi diciamo che ho fatto la scelta migliore, perché non devo essere contenta solo io, ma il gruppo sono tutte le nostre ragazze, il gruppo siamo niente, noi. È stata bannata la Clara, non c'è più. Cara, sei tu che non la vedi, cioè, ma io non la sento più perché non sta parlando. Io lo sapevo. No, non c'è proprio più. Aspetta, che adesso la butto dentro. Beh, intanto mi sembra. Guardando la foto che hai messo prima, che sono qua. Non ci crediate o meno, quella è la quantità. O meglio, la lunghezza dei miei capelli in un anno. Esatto. E quello che è cresciuto. Mi stavo tagliando tre volte, tra cui al Cosmo, prof. Mi ha tagliato i capelli, la occhi belli cinzio. Clara, senti, ma la Clara punta, io vedo che c'è, perché vedo il nome, ma io non la vedo personalmente. Ci sono. Ma lei, se parla, si sente? Sì. Sono io, non la sento. Ragazze, la sentite, ragazzi solo se sentite Clara, non la sento io personalmente. Ciao, ma non fa niente, intanto io vi chiedo, anche se si è capito Emanuele e Clara, perché ne abbiamo già parlato abbastanza, però vi chiedo, di che cosa parlate in questo gruppo? Non si parla solo di make up, no? Assolutamente no, noi spaziamo sulla bellezza intesa in senso lato,
cioè che sia la bellezza dell'ambiente, la bellezza del nostro ecosistema, la bellezza dei capelli, la bellezza della pelle, la bellezza del make-up, come diceva prima Clara. Un'etica, un'estetica a 360 gradi. Cioè, perché seguiamo personalmente le ragazze? Perché vogliamo, vorremmo, sarebbe meglio da usare, vorremmo insegnare loro, tra virgolette, a piacersi, a trattare in un determinato modo il proprio corpo e allo stesso tempo trattare in un determinato modo anche l'ambiente che ci circonda, perché se stiamo bene noi stesse, trattiamo bene anche gli altri, Bella questa cosa. trattiamo bene anche l'ambiente. Ma Clara ed Brava! Emanuela, lo chiedo a tutte e due perché io non sento Clara, però se risponderà, penso che fammi cenno tu, Emanuela, se non si sente. Allora, Pronto? cosa vi distingue dagli altri gruppi? No? Questa è stata una domanda che mi è stata chiesta da tante persone, ma perché devo seguire loro piuttosto che un altro gruppo? Come mai? Allora, io da professionista nel mio settore ho cercato sempre di affiliarmi Ditemi quando ha a finito perché non la sento. ad affiliarmi come professionisti. E quindi ecco perché orgogliosamente ho tutto il Green Team dentro il nostro gruppo. Ecco perché ogni tanto tagghiamo Rachele piuttosto che Damiano e Cinzia, piuttosto che la Gianna Longo, piuttosto che tutti gli altri che fanno parte, perché comunque sono lasciate perdere tutto quello che vedete in internet, ma noi li abbiamo visti lavorare. Io, Rachele lavora sui miei capelli, ma li abbiamo visti lavorare al Sana, al Cosmo, Prof. Sono veramente dei grandi professionisti, professionisti che usano esclusivamente prodotti ecobio, erbe tintorie, erbe ayurvediche e trasformano le chiome perché quelle che vanno sono molto contente, ma comunque questi prodotti che le ragazze poi che ci seguono lo sanno, ci sono molte trasformazioni nel nostro gruppo, tantissime. Le ragazze continuano a postarle tutti i giorni. Ricci. È vero, vero, perché la natura del proprio capello e quindi un argomento molto che ci hanno chiesto tante che lasciamo stare i prodotti, ma la coppetta. Allora io mi sono rivolta ad un'ostetrica. Nel gruppo abbiamo una formulatrice di prodotti che ci aiutano a capire i prodotti e che è anche un valutatore di sicurezza. Quindi le persone che il valutatore di Me lo sicurezza vado a chi vedere è? su Quello che Facebook, quando così magari lo sento. il prodotto è formulato vanno a vedere se dentro c'è qualche ingrediente dannoso per la nostra pelle. Quindi una persona comunque molto capace che si formula i prodotti da sola e fa anche il valutatore di sicurezza. Che Niente, cosa Clara, sta è facendo? impazzita Rachele. La sento, la sento. Raccontarti ha aperto Facebook. Che vuole sapere? Se sta Ma è una sparlando di denuncia, lei, no? professionista in maniera professionale ha aperto Facebook. Sembra giusto. Non l'ascolto, cioè ti giuro, se vi faccio vedere che condivido lo schermo, io vedo solo te e sento il silenzio, quindi almeno capisco che cosa sta dicendo, perché poi questa qua la valanga, non la fermi manco con una mazza, perché qua... Leggi il labiale. Esatto, sto guardando qui, vedo che sghignazzate, io sto ancora dicendolo, guarda su Facebook, sono un attimo indifferita, vabbè, mi fa niente, fatemi il sunto. Comunque stavo dicendo perché abbiamo dei professionisti nel gruppo e quindi il nostro gruppo è differente perché anche io e Emanuela siamo formate dai professionisti. Abbiamo fatto i corsi con Rachele, abbiamo comunque, come dicevo, formulatori di prodotti dentro il nostro gruppo che ci aiutano anche con gli indici, valutatori di sicurezza. Abbiamo comunque esperti, tutti i parrucchieri green del Green Team sono dentro, sono benvenuti, sono accolti, perché comunque più informazioni si danno, più facciamo vedere che questo mondo è in crescita, esiste e si può veramente lavorare, perché io ci lavoro, Ha ragazzi, io ci lavoro finito? con prodotti ecobio. No. Adesso ha finito.
No, ci sta, inserita. Vorrei aggiungere io invece che adesso non senti nemmeno me. No, ok, almeno. Beh, faccio l'altra cosa che vorrei aggiungere io è che è stata una mia esperienza in passato, perché anche io ho fatto parte di altri gruppi, ho frequentato altri posti, eccetera, è che nel nostro gruppo nessuna resta mai senza una risposta, nessuna. Io ho ancora un post di 2 anni fa in attesa di risposta, nel frattempo so come si usa l'olio di ricino, quindi perché ancora cerchiamo di seguirle personalmente, no, intendo noi admin, le moderatrici e le ragazze che sono le ragazze più anziane, cioè nel senso le storiche che adesso hanno imparato ad usare determinati prodotti, vanno ad aiutare le neofite. Certo. Di conseguenza, la Mari infatti ha scritto adesso il nostro gruppo diverso perché abbiamo a cuore la salute degli utenti. Come noi la chiamiamo la Big Family, poi diventata la Big Crazy Family per un motivo, le admin vedrete perché. È piccolissimo, perché io ho un piccolissimo gruppo. Ci sono alti e bassi, ci può stare la discussione, ci può stare quello che vuoi, però l'importante è che alla fine della fiera tu riesca a far capire che un prodotto piuttosto che un altro è valido per questo motivo. Quella persona andrà a casa, una volta a casa insegnerà ai propri figli che quel prodotto è buono per quel motivo e si formeranno nuove generazioni che potranno finalmente cambiare qualcosa. Io sono molto pensiamo proprio comincia anche da lì un po', cioè il bene, anche il bene del pianeta, il bene di tutto quello che può essere il nostro, incomincia anche da lì. Pensate un po', cioè io portando testimonianze come le vostre, che poi adesso arriviamo al dunque, perché siete qua sulle pagine di parrucchieri, perché i parrucchieri diranno cosa c'entrano queste. Io sto per prendere per il commento di Francesca. Che è di Francesca Calabrese, noi siamo un semplice gruppo, ma una vera e propria Blue Family, l'avevi visto? No, l'ho appena letto perché stavo guardando nella cam, ma troppo piano. Io non vedo Clara, se dice qualcosa Emanuela dimmelo, perché io purtroppo non la sento, tesoro, non ti sento più. Ancora no. E comunque, vabbè, stavo dicendo questa cosa molto importante, se poi ho delle domande anche con te, però il mondo del biologico sta diventando una realtà sempre più grande. Il vostro è un gruppo piccolino, ma ci sono 6.000 persone, molto di più di 6.000 credo, che però sono attive, quindi lavorano tutto il giorno, scrivono tutto il giorno, domandano tutto il giorno. È un gruppo seguito molto bene e c'è un impegno enorme. Se io guardo il mio com'è, che è piccolissimo e ci vuole un impegno pazzesco e si fa fatica, siamo io, le sue idee, Marco, rispondiamo un po' a tutti e si fa fatica, a volte c'è anche Cinzia, c'è insomma gli altri colleghi, però è difficile, è molto difficile. Ma c'è tanta interazione, è qui che voglio arrivare. Pensate un po' al mondo bio che si dava così per scontato una volta, si dava anche per scontato nel negozio del parrucchiere, ma invece di tu e voi state diventando dei riferimenti. Le aziende vi scrivono, vi chiamano, vi mandano i prodotti e vi dicono: ragazzi, testatemeli, ditemi voi cosa ne pensate. Clara, non posso dire di più, ma ha delle collaborazioni con delle aziende internazionali per la creazione di nuovi prodotti. Cioè, anche lei collabora con le grandi aziende per creare dei nuovi prodotti, un po' come faccio io col Green Team e i ragazzi del Green Team nelle miscele colorate, creare in altri prodotti. Cioè, e poi si scoprirà un domani di chi parlo. Però pensate un po' come è influente tutto questo, come le persone seguono questi gruppi, la realtà di Facebook, proprio per riuscire ad avere delle risposte veloci, dei pareri veloci. È meraviglioso, è una potenza ed è meraviglioso. Sì, veramente stiamo
sta cambiando in meglio. Quello che diceva Emanuele è molto importante. Noi cerchiamo di insegnare. A noi non interessa vendere il prodotto. Quando tu, io dico sempre, quando tu a un bambino insegni come si va in bicicletta, poi lui saprà scegliere la bicicletta adatta a se stesso, no? Quella che gli piace di più, quella che gestisce meglio. Quindi noi cerchiamo di insegnare qual è il come si fa a capire che tipo di pelle hai, che tipo di capello hai e come si cura il capello che si ha, cosa si deve fare, quante volte bisogna lavare i capelli, cosa sono i lavaggi alternativi, cosa bisogna fare gli impacchi. Noi cerchiamo di insegnare a curarsi bene, a curarsi con prodotti giusti, a leggere gli inci, perché voi non vi dovete fermare alla marca. Oggi, tra l'altro, proprio nel gruppo Emanuele Testimone, una ragazza scrive: ho 54 anni, che crema mi consigliate? Abbiamo Un'altra chiesto ragazza che scrive. tipo di pelle hai. Sì, ma un'altra ragazza scrive sotto: vai a prendere questa di questa casa cosmetica molto importante che fa anche vestiti, scarpe e moda. E gli dico, e basta, e gli dico: ma mi dice costa tanto, quindi è buona per quello. Andiamo, io non dico questa marca piuttosto che quell'altra. Fanno schifo a priori perché io so già che c'è dentro del petrolato e del silicone. Mettiamo l'inci, valutiamo insieme tanto, quindi è buona per quello. Andiamo, io a non leggere dico questa l'inci. marca piuttosto che quell'altra. Fanno schifo a priori perché io sto già qui dentro del petrolato e del silicone. Mettiamo l'inci, valutiamo l'inci, è buona per quello. Andiamo, io non dico questa marca piuttosto che quell'altra. Ma ripetete anche. No, ha riaperto Facebook. Ho fatto un casino. Se non si fosse capito, io sono quella. Tu fai la traduttrice tra di noi. Allora, no, ho sentito il discorso che stava facendo Clara sulle creme, no? Cioè, anche proprio come nel caso della cute grassa, dei capelli grassi, ci sono le creme che hanno delle proprietà, delle facoltà e vanno bene per più altre persone, cioè il vostro compito è proprio anche aiutare. Noi cerchiamo di far capire anche che so, magari quando ti approcci al mondo del bio, questa cosa è successa a me personalmente, pensi di avere un determinato tipo di pelle, un determinato tipo di capelli. Cioè, io ero convintissima di avere i capelli grassi, ma con il bio ho capito che era effetto rebound, cioè lavavo talmente tanto e talmente tanto spesso che il mio cuoio capelluto si era ribellato. Quindi se viene la ragazza che non ha mai usato bio in tutta la sua vita e dice ho i capelli grassi, ogni quanto lavi, tutti i giorni, allora probabilmente il tuo capello non è grasso per questo motivo. Ma infatti passiamo giornate intere, nonostante il lavoro, nonostante la famiglia, io tante volte rischio il licenziamento, mi nascondo il telefono sotto al tavolo pur di non lasciare le ragazze senza risposta, perché capire le motivazioni per cui tu vai ad utilizzare un prodotto su te stessa è più importante del prodotto in sé. Di conseguenza, cioè, non diventa più un fattore di marketing. Sì, ok, quello ci sta perché alla fine il prodotto ti serve. I capelli li devi tagliare, i capelli li devi curare, la pelle la devi curare, eccetera, eccetera. Però dal momento in cui una persona, ha imparato a gestire il proprio tipo di pelle, a capire il proprio tipo di pelle o capelli, tu rendi una persona, quella persona autonoma. Quella persona autonoma, come dicevo prima, andrà ad aiutare altre persone e spiegherà ad altre persone quello che abbiamo fatto noi. Sta scrivendo che proprio la cosa che gli piace del gruppo delle pintore dice che i consigli che
vengono dati di persone che hanno davvero fatti sulla propria pelle, anche per quel macchinario, mi ricordo che parlavate, perché dica anche promuovevate, come diceva Clara, non è neanche giusto, cioè, parlavate, davate il vostro parere su questo macchinario per ingiovanirsi, no? E l'avete proprio provato, avete fatto vedere come adoperarlo, come lo usavate, ed è stato insomma ben capito e ben apprezzato, no? E questo è molto bello. Che siano in positivo e che siano in negativo. Anche cioè, perché ragazzi, non ci piace, non vi sta pagando nessuno, è da dire questa cosa. Assolutamente no. Pazzesco. Adesso non sta parlando Lara, Clara? No. No. Io voglio sapere adesso un attimo da Emanuela la sua storia. Clara, scusa, mi passo un po' avanti, purtroppo non ti sento. Questo programma qua è bellissimo, ma con me non funziona mai, c'è sempre una. quando tu, Emanuela, tanto un po' la tua storia ormai è già raccontata, perché è già spiegata. Praticamente sì, almeno le motivazioni per cui ho scelto il bio. Infatti, ma quando tu hai scoperto comunque il gruppo di Clara, cosa hai pensato? Cosa hai detto? Allora, io dico la sincera verità, all'inizio ero stata inserita come utente, non mi ricordo nemmeno da chi tra l'altro, e essendo una che legge molto ed essendo appassionata di make up, spulciavo i post che metteva, però non interagivo più di tanto con le altre persone. Il salto di qualità è stato fatto proprio dal momento in cui a Clara hanno detto: guarda che c'è questa ragazza, e ci siamo salto di qualità tra virgolette. Guarda, c'è questa ragazza e ci siamo sentite. Ho iniziato ad interagire con le persone. All'inizio abbiamo fatto tanta, tanta, tanta fatica perché eravamo poche, perché comunque devi, per arrivare al livello a cui siamo adesso, a livello di interazione a cui siamo adesso, devi cercare di far fidare di te le persone. Devi consigliare piano piano, un po' per volta, ti devi far conoscere, però non solo è stato un percorso di crescita del gruppo, ma è stato anche un percorso di crescita personale. Io quello che so ora non lo sapevo un anno fa. È stato un percorso di crescita nella conoscenza di altre persone. Noi all'inizio, io Clara per la prima volta l'ho vista al sana di persona l'anno scorso, l'ho sentita al telefono, la conoscenza delle ragazze quando facciamo gli eventi è diventata veramente una famiglia, la famiglia che nella quale non nasci ma che ti sei creato piano piano. Questo è molto bello, Sara scrive, Leti Clara, scrivono un po' di cose, no Maria è abruzzese, si sta scrivendo un po' di cose, pensa che bello come siete cresciute bene insieme, e infatti a me viene da chiedervi, quali sono i progetti per il futuro per questo gruppo? Se parla Clara, fatemi sapere. Ok, allora, i progetti per il futuro è quello comunque di crescita. Noi cerchiamo di crescere e di convertire sembra una parola molto brutta, però cerchiamo di far conoscere sempre di più questo mondo bello, perché ti rende bella, perché stai bene, perché sei in salute e quindi ti vedi anche più bella, la pelle più giovane. Quante volte mi dicono: mamma Clara, ma tu sei tornata indietro 10 anni? È vero, sono tornata indietro 10 anni, ma non di testa, ma di aspetto. Cioè, quindi i capelli più belli, l'autostima che le ragazze prendono in questo mondo, che poi, come dice Emanuela, insegneranno alle loro figlie. Io già
con le mie figlie, che la più grande ha 8 anni, già sperimento quello che si può sperimentare, no? E lei è tanto contenta: mamma, anch'io voglio i capelli belli come i tuoi, mamma, anch'io voglio il rossetto bello come ce l'hai tu. E quindi cercare di portare alle nuove generazioni questo bel messaggio, che sì, la bellezza deve essere anche a livello estetico, che ci si deve piacere, però deve essere una cosa anche per star bene, perché poi determinati prodotti usati per tanto tempo arrivano a fare ciò che molti ragazzi hanno adesso, quindi allergie, dermatiti, eczemi e tutto quello che c'è in questo mondo. Quindi la crescita del gruppo e comunque far sì che ciò che abbiamo insegnato a queste ragazze poi venga portato, quindi siamo proprio loro, no? Che hanno voglia di approcciarsi e dire: sì, io ti consiglio questo, ti consiglio quello. Noi comunque, come diceva anche Rachele, abbiamo anche tante aziende, no? Che ci sostengono, tanti e-commerce giovani che dite: dai, vai, voi ce la fate, siete grandi. Ci fanno conoscere tante aziende, anche piccole, nate da poco e che però hanno tanta voglia di fare, perché chi nasce adesso e chi nasce nel mondo ecobio, per fare l'ecobio è proprio per etica, perché siamo arrivati a un punto dove proprio ce la chiedono, no? Emanuela? Sì. Infatti uno dei nostri scopi / sogni è di portare avanti aziende valide, aziende che hanno un'etica, aziende magari di nicchia, perché a volte sono di nicchia, che si fanno un mazzo così per portare avanti una filosofia andando contro le multinazionali che lo fanno per greenwashing, per esempio. Esatto, lo fanno per quello, perché si approcciano magari al bio solo perché hanno visto calare le entrate e di conseguenza si vogliono accaparrare quella fetta di mercato. Allo stesso tempo vogliamo portare avanti le aziende tra virgolette storiche, cioè quelle che ci hanno supportato, sono nate da tanto ma che hanno scelto di credere in noi, perché se vedi che aziende importanti, aziende serie, aziende che hanno alle spalle anni e anni di esperienza credono in te, tu magari per una persona insicura come me, io sono totalmente insicura, sentirsi dire da un'azienda che stai facendo bene, avere il supporto di un'azienda che ti dice stai facendo bene, significa davvero davvero tanto, cioè significa che magari hai imboccato la strada giusta. Yes, brava Emma. È morta Rachele? Mi ero tolta l'audio. Mi ero tolta l'audio per non disturbarvi, perché a me non mi ammazza niente. Non sappiamo, infatti mi ero boicottata Clara sto programma. Non riesco a sentirla, me la sento dal cellulare indifferita e mi devo staccare l'audio. Cintura nera di karate, quindi se vuoi essere ammazzata chiama me. A sto punto è l'unica, che forte, che valide. Comunque, allora, vabbè, i progetti per il futuro li avete spiegati, presumo, no? Un pochino, io. Non possiamo svelare tutto, se no che gusto c'è. Ci sarà una grande sorpresa. Noi adesso stiamo finendo il tempo a nostra disposizione, però prima di salutarvi e invitarvi ancora qua, ragazze, perché c'è stata una diretta pazzesca, un sacco di persone hanno interagito, un sacco di commenti, un sacco di persone ci hanno seguito e ci seguiranno poi anche domani, perché è una diretta veramente interessante, quindi anche si può rivederlo il video. Ragazzi, se ci tenete al mondo bio, fatemi una condivisione di questi video, facciamo vedere alle persone quello che fanno le persone col cuore. Io lo ripeto, Emanuele e Clara non prendono un euro, zero, da nessuna azienda, gli danno dei campioncini, cioè fanno tutto col cuore, cioè aiutatele, condividete questo video. Ce li compriamo, non è solo i campioncini.
Esatto, cioè facciamoci conoscere grazie a Parrucchierando, a Romano e Alberto che ci hanno dato questa possibilità, cioè facciamoci conoscere, aiutiamole a diventare sempre più grandi, perché si fa così, proprio come loro, tenendoci al bene delle dei loro utenti che seguono. Un'unica domanda, cosa pensate voi del nostro progetto del parrucchiere green, di portare il parrucchiere a essere green? Cioè noi stiamo facendo quello che 10 anni fa, 15 anni fa facevano i ristoranti con il vegetariano e col vegano, cioè cosa ne pensate tu e Clara? Allora, guarda, non potevi fare scelta migliore, non potevi, tu intesa come parrucchiera, come professionista, perché il futuro è green. Cioè, noi stiamo parlando di informazione, di l'informazione giusta soprattutto. Voi portate avanti un lavoro che, come tutti i tipi di lavoro, ha bisogno di un'evoluzione. È il tornare alla natura, per me non è un'involuzione, cioè nel senso non è tornare indietro, tornare alla natura, è andare avanti, perché se vogliamo avere il futuro lo dobbiamo creare noi, tornando alla natura, tornando alle nostre radici. Quindi la formazione e l'informazione che fate sono fondamentali per me. Mi fa stra piacere sentire queste parole che sono veramente, veramente, veramente belle. E, guarda, vabbè, venire qualcosa. Sta parlando Clara e mi rovino con il... dopo un discorso del genere mi rovino con il sta parlando Clara. No, invece io voglio dire, da professionista, che io lavoro con tante professioniste non ecobio. E molte hanno ancora questa cosa di dire che l'ecobio fa male, l'ecobio non copre, l'ecobio non dura, l'ecobio qui, cioè hanno tanti miti, perché comunque sono cresciute in una scuola, come è giusto che sia fare un percorso che fa il colorista piuttosto che ha... comunque con la chimica, ed è giusto che uno abbia anche queste informazioni, però tantissime ragazze oggi cercano, soprattutto nel nostro gruppo, io parlo per quello che vedo, per quello che sono, se io avessi Rachele che è a Brescia, io non saprei come fare. Molte ragazze che mi seguono da Brescia vanno da Rachele, perché ci aiuta tantissimo, a parte la bravura di Rachele. Abbiamo Damiano e Cinzia. Certo, voi avete Damiano e Cinzia, però in tanti, ci chiedono tantissime a Torino e a Roma. Anche lui, Damiano, sta scrivendo conoscenza, applausi, cuoricini. No, Damiano, mi sono offesa perché mi hai chiamato Emanuele, quindi... E quindi secondo me devono questi professionisti capire che è un mondo possibile, non è il mondo colorare i capelli, fare un'acconciatura, tagliare i capelli, lavare i capelli in negozio e vedere dei bei risultati, non lo si fa solo con prodotti siliconici. Vi posso garantire che io non sono mai uscita da un salone di parrucchieri non ecobio con i capelli con cui esco da quando vado Rachele, cioè le soddisfazioni voi dovete vedere, io sono là dentro quando le ragazze escono e hanno, mamma Clara ma che capelli lucidi, si fanno 56.000 foto, dovete capire che è un mondo possibile e il nostro lavoro, chiamiamolo lavoro, è quello di far conoscere questo mondo, e ce ne sono tantissime come ragazze come noi, e ci sono tantissime ragazze che durante il periodo di transizione da non usare più i prodotti chimici a quelli ecobio hanno comunque bisogno di un supporto, hanno bisogno di un parrucchiere, di un professionista. Vado là a tagliare i capelli, non lo faccio da sola da casa, ma con cosa mi lavo i capelli, che quelli hanno dei prodotti che a me non mi piacciono, con un inci che fa schifo. E allora bisogna andare per questa strada. Devo tagliare i residui della deco perché ho fatto la cavolata, non lo so, l'anno scorso, però se vado dalla mia parrucchiera solita mi fa questo e quell'altro. Quindi grazie a voi hanno un'alternativa, è valida tra l'altro.
Vero. Cioè, ma ragazzi, ma avete visto che io state parlando di noi, credo, dei commenti. Sì. Tra poco dobbiamo chiudere, ragazze, però, perché qua ci diamo corte l'orario. Ah! io ho una dedica da fare a voi, ragazze, intanto. Faccio partire. What? Sta parlando quella ancora? No, stiamo ascoltando la Clara, è una dedica per salutarvi. Ragazzi, io direi che siete state tutte fantastiche, è stata un'intervista bellissima, non ho sentito niente di Clara, quello che ha detto, però né più né meno vi dico che ci saranno anche dei progetti nostri insieme, quindi iscrivetevi al gruppo di Clara ed Emanuela, i biosegreti di bellezza di Clara. Biosegreti di bellezza di Clara. Continuate a frequentarle, a vedere cosa facciamo, perché ne vedremo delle belle, soprattutto quest'estate. Esatto, è bella la chicca. Va bene. E detto questo, io do un bacione a tutti, mi spiace non sentire Clara cosa sta dicendo. Per noi abbiamo un nostro piccolo gruppo segreto di condivisione idee, quindi ci sentiremo poi di lì. Ringrazio un po' tutti gli amici di Parrucchierando che ci hanno seguito tantissimo tra questa ora e un quarto, tutta sera, cioè grazie di cuore, siete stati tantissimi. E io vi prego e vi chiedo ancora, condivideteci questo video, condividetelo più che potete. Vi sarei davvero grata. Un abbraccio grande, 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 e sulle note di questa bellissima canzone saluto anche tutti i colleghi, saluto Clara, saluto Damiano, saluto la Michela, saluto la Solidea, saluto la signora che ci scriveva, la Cinzia, la Daniela, la Morello, la Lucina, I love you! E poi lei canta anche benissimo, ma questo è un gruppo di matte, perché ragazzi il mood è questo, è per quello che ho messo la musica in testa. Io non canto, ciao, però.